Quindi è Giovanni l'artefice di tutto? Sì. Va bene, dai. Zanichelli. Grazie. Allora dicevi, il lavoro è iniziato 4 anni fa. Io ho iniziato 4 anni fa, c'era già da qualche anno con una educatrice prima, 2 anni. E prima come sei riuscito a costruire questo gruppo? Il gruppo è partito conquistandosi la fiducia dei ragazzi, fondamentalmente, standoli vicino, basando tutto sulla relazione, fondamentalmente. Ragazzi, allora alcuni, diciamo un gruppetto di quelli che adesso sono i più grandi, venivano un po' già in oratorio a dare una mano. Gli altri, diciamo che li ho conosciuti un po' con il, diciamo, con un passandosi la voce, siamo riusciti a incontrarci magari con la partita di calcetto o con qualche attività, li si invitava, una pizza, poi ci si conosce, si costruisce una relazione e si va avanti, insomma. E quindi adesso c'è un bel gruppo di ragazzi? Adesso sì, c'è un bel gruppo, sono circa una 45-50 e vengono però non tutti da Fornovo, ma anche Ramiola, Riccò. E qual è la motivazione che li spinge a venire? Loro vengono perché ci tengono a fare del bene, stanno bene con i bambini, si sentono valorizzati, trovano un ambiente che secondo me li fa sentire a casa, cioè si sentono parte di qualcosa. In questo periodo che l'ambiente di chiesa, la religione non è molto di moda, come fai a fare ad avere così tanti bambini e ragazzi legati alla chiesa? Ah, vengono fatte attività che sono aperte a tutti, infatti abbiamo anche tanti ragazzi extracomunitari che partecipano. E diciamo che cerchiamo di far passare i valori cristiani, comunque della chiesa, attraverso questa tipologia di attività. Tanti cominciano così e si avvicinano anche alla fede, riscoprono qualcosa che magari avevano perso, non consideravano prima. E la convivenza tra italiani e stranieri? Convivenza tra italiani e stranieri da subito era un po' problematica, poi col tempo diciamo che è andata migliorando. Come hai fatto a farlo migliorare? Mettendo regole uguali per tutti, cioè bisogna, non poche regole fisse, sono quelle. Ciao. Sono cose. È stato importante per la realizzazione di questo progetto? Ciao. Beh, in primo luogo direi Don Mario. E quando sei in crisi chi ti fa aiutare? Beh, io ho grande supporto, io personalmente della fede, quindi mi affido. E poi nel confronto con la parte adulta della comunità, comunque i volontari adulti, anche in questo caso dell'inaugurazione, gran parte del lavoro è stato svolto da lui, ci tengo a ringraziarli tanto.